trattamento, penso che i pazienti che sono ancora qui tra di noi saranno contenti anche di sentire che cosa è in corso e che cosa può essere in futuro la prospettiva terapeutica. E comincerei da Gabriele Mora, che tutti noi conosciamo, che ci parlerà dei trials clinici in atto e le prospettive future. Il dottor Mora si è già autodenunciato, come nelle tasse, dicendo che non ci va bene. L'importante è sapere che oltre 30 minuti c'è l'ergastolo anche con l'autodenuncia. Perfetto. Sono sufficientemente vecchio per andare all'ergastolo. Buonasera, grazie a Aisla e Arisla per avermi invitato. La mia relazione l'ho pensata un po' così lunedì pomeriggio. Un simpatico paziente bresciano che ho conosciuto e che saluto perché so che mi segue in streaming, alla fine dell'incontro mi ha detto: ci sono speranze? E io ho detto sì, ci sono speranze, perché tante cose sono cambiate in questi ultimi anni e in questi ultimissimi anni, e io vorrei cercare di spiegargli con questa presentazione che le cose sono realmente così. Utilizzo questa diapositiva, che è di qualche anno fa, della nostra collega americana, in cui si vede chiaramente qual è la storia della SLA. La storia della SLA è una striscia... Scusate. Allora, è una striscia nera che dura dalla scoperta della malattia, della descrizione della malattia da parte di Charcot, fino al 1993. E voi poi vedete come in realtà è proprio negli ultimissimi 10 anni che abbiamo rivoluzionato il concetto della malattia. La malattia non è più quella che ho studiato io all'università, ma neanche, io sono un po' vecchio, ma neanche i miei colleghi più giovani l'hanno studiata, completamente diversa. Riassumo un po' tutto quello che è stato detto oggi prima di me. Sappiamo che la malattia ha una variabilità clinica, che le forme sono molto diverse l'una dall'altra. Sappiamo che non è più una malattia focalizzata in motoneuroni, ma sappiamo che ci sono altre cellule non neuronali, le cellule, gli astrociti, che sono le cellule che formano la struttura del sistema nervoso centrale, la microglia, che sono le cellule deputate al sistema immunitario, anche queste sono direttamente coinvolte nella malattia. E poi sappiamo che c'è il coinvolgimento frontotemporale da quando abbiamo scoperto il deficit di C9-ORF. Da cui è emerso come una fetta piuttosto consistente dei pazienti ha una compromissione cognitiva. E poi c'è stata la rivoluzione della genetica. Questa diapositiva l'avete già vista. Vedete come è proprio soltanto negli ultimissimi anni che noi abbiamo capito qualche cosa di più di questo progetto, di questo processo eziopatogenetico che porta alla comparsa della malattia. Ora conosciamo il difetto genetico in più di 2/3 dei pazienti familiari e in circa il 10% delle forme sporadiche. È già stato detto oggi in varie occasioni come questi difetti genetici, queste mutazioni genetiche possono causare diverse mutazioni genetiche, possono causare la SLA, così come altre malattie completamente diverse e separate. Quindi oggi, come diceva prima Andrea Calvo, la SLA non è più, è una sindrome, è una malattia che possiamo definire multisistemica, in cui c'è una variabilità clinica, una variabilità patogenetica, in cui diverse anomalie portano alla fine a un quadro clinico per tanti versi comune. Le ipotesi patogenetiche le avete sentite descritte in più occasioni, sappiamo che c'è l'eccitotossicità da glutammato che modifica in qualche modo l'ingresso del calcio nelle cellule, sappiamo che c'è l'accumulo di proteine, di queste proteine che si aggregano e intasano in qualche modo il citoplasma, sappiamo che i mitocondri soffrono, i mitocondri sono gli organi che danno
energia e vitalità alla cellula. Sappiamo che ci sono delle anomalie nello scheletro della cellula, per cui si ritrovano aggregati anche di neurofilamenti, come diceva prima la professoressa Simone. Ci sono anomalie infiammatorie per una alterazione dei processi di, in qualche modo, riparazione cellulare che avvengono all'esordio della malattia. E c'è anche un'altra cosa, l'ultima che ho segnalato, questo difetto del processing dell'RNA, su cui non mi voglio soffermare, ma questa è una cosa di cui probabilmente si parlerà abbastanza in futuro, e volevo così spiegare in qualche modo che cosa succede. Dal DNA si forma l'RNA messaggero che segue una serie di passaggi prima di uscire dal nucleo e arrivare nel citoplasma, e nel citoplasma poi formare le proteine che servono per la sopravvivenza cellulare. Ecco, questo è uno dei passaggi più critici che probabilmente è responsabile in molti casi della comparsa della malattia. Questa è una diapositiva tratta da un lavoro di qualche anno fa del nostro collega Ettore Beghi, in cui si vede l'elenco dei farmaci che sono stati sperimentati in questa malattia negli ultimi anni. Vedete che è una lista lunghissima, vedete che in alcuni di questi, guardate l'oxaliproden, 848 pazienti sono stati coinvolti. Quindi tanto lavoro, tanti farmaci e tanti insuccessi, perché tutti questi studi sono risultati, ahimè, drammaticamente negativi. Ma forse c'è un motivo per cui questi studi sono negativi, e anche questa è una cosa che è già stata detta, forse questa malattia è eterogenea, forse ci sono meccanismi diversi, forse il modello animale non è completamente soddisfacente, almeno quello che abbiamo noi, poi non ci sono biomarcatori che ci permettono di capire a che punto siamo della malattia, e forse la metodologia che noi usiamo nei trial clinici non è la metodologia più corretta. Questo è il titolo di un articolo, One Size Does Not Fit All, cioè una taglia non vale per tutti, quindi probabilmente dobbiamo cambiare modo di fare le sperimentazioni. Tanto è vero che anche l'FDA, l'organo americano, l'Agenzia del Farmaco, ha in qualche modo recepito questo concetto di eterogeneità della malattia, per cui si è detta disponibile a accettare dei trial clinici diversi, in cui non ci si limiti alla sopravvivenza e alle scale funzionali per valutare l'efficacia di un determinato farmaco. Questo è uno schema che illustra le sperimentazioni attualmente in corso nella SLA. Voi vedete nella parte di là del diagramma le sperimentazioni nella SLA, nella parte di qui quelle sulla demenza frontotemporale. Vedete intanto l'enorme discrepanza. All'esterno gli studi in fase 1, poi in fase 2, in fase 3 e in fase 4. Chiaro che come il mio chairman dice, non riuscirò a dire tutto quello che si potrebbe dire, ma questo per dire che c'è grande fermento da questo punto di vista. Allora, cominciamo con i farmaci. Ho detto tante ipotesi patogenetici e patogenetiche, parliamo dei farmaci attivi sulla neuroinfiammazione. Uno di questi è l'NP001. Questo è uno studio che si è svolto negli Stati Uniti e che si è concluso recentemente, vedete che la pubblicazione è di quest'anno. Alla fine di questo studio, studio che è risultato negativo, si è visto però con un'analisi post hoc che una parte dei pazienti, in particolare quelli che avevano dei livelli infiammatori particolarmente elevati, aveva una risposta positiva a questo tipo di farmaco, motivo per cui la casa farmaceutica, la Neuraltus, sta in questo momento valutando la possibilità di fare un nuovo trial clinico mirato non più a tutti i pazienti, ma ai pazienti che hanno queste caratteristiche di elevati valori infiammatori. Altro farmaco neuromodulatore è il masitinib, un farmaco che agisce sulle tirosine chinasi, che è già stato sperimentato in altre malattie come l'Alzheimer, l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla. Ecco, a proposito di masitinib, c'è attualmente in corso in Italia uno studio
vedete, multicentrico randomizzato in doppio cieco, che coinvolge numerosi centri. Il coordinatore è un mio omonimo, si chiama Jesus More, lavora a Madrid, il coordinatore italiano è Adriano Chiò, e vedete qui i centri coinvolti, non so se li ho segnalati tutti, ma credo che siano buona parte dei partecipanti. Lo studio dura 48 settimane, quindi grosso modo un anno, e prevede l'arruolamento di 381 pazienti in Europa. E questo è il livello attuale, sono stati arruolati finora in Italia 23 pazienti, e questo qui è uno studio in corso che sta ora andando avanti. Ed Aravone, altro farmaco neuromodulatore. Dunque, la storia delle Daravone risale a circa una decina di anni fa, quando è stato fatto un primo trial in Giappone che ha dato dei risultati moderatamente significativi, e la cosa è finita lì. L'anno scorso un altro gruppo di ricercatori ha fatto questo studio randomizzato controllato in doppio cieco, in cui, qui ci sono le conclusioni, risulta che le Daravone non è significativamente, non agisce e non ottiene un risultato significativo nel rallentare la progressione della malattia. Qui ci sono i grafici, nelle varie forme definite probabile, probabile supportata dal laboratorio, e nessuna di queste c'è un livello significatività. A questo è seguito un altro studio ancora più recente, uscito poco tempo fa, sui modelli animali, in cui hanno visto anche qui sul modello di topo un effetto positivo. Le conclusioni del lavoro dei colleghi dicevano che il loro studio è risultato negativo perché avevano selezionato male i pazienti, nel senso che erano pazienti con una storia di malattia troppo lunga e progressione troppo lieve, e stanno disegnando uno studio di fase 3 mirato proprio a pazienti con una storia più breve e una progressione più rapida. Nonostante i dati e i risultati negativi, quello che è successo è che in Giappone il farmaco è stato approvato. È stato approvato, e questo ovviamente ha mosso molti pazienti a migrare in Giappone per farselo dare. Ora, ciò, diciamo che in qualche modo è abbastanza strano, visto che il trial, comunque i dati presentati sono negativi sostanzialmente. Un'altra cosa che c'è da dire è che adesso anche l'Agenzia Europea del Farmaco si sta muovendo per valutare questa sostanza e capire come si è arrivati in Giappone alla commercializzazione di questo farmaco, peraltro piuttosto caro. Poi ci sono i farmaci attivi sugli aggregati proteici. Uno di questi è l'arimoclomol. Questa è una sperimentazione che è attiva soltanto negli Stati Uniti e che viene applicata esclusivamente a pazienti che hanno un difetto, una mutazione genetica per la SOD1. Lo studio è in corso e in questo momento non abbiamo risultati da comunicare. Altro studio che agisce sugli aggregati proteici è il Guanabens. Questo invece è uno studio italiano. È uno studio italiano che sta per partire, il cui coordinatore è il dottor Lauria, che lavora all'Istituto Besta. Non ho elencato i centri perché sono 23. Questo è un buon indice dell'aggregazione, credo, dei centri italiani, perché nord, centro e sud, ovunque ci sarà la possibilità di partecipare a questo tipo di sperimentazione, che prevede l'arruolamento di più di 200 pazienti, suddivisi in 4 gruppi. 3 di questi gruppi prenderanno dosi diverse di Guanabens, il quarto gruppo prenderà esclusivamente il placebo. E attualmente si sta lavorando sia con l'AIFA, in cui c'è stata l'autorizzazione, che con i comitati etici, per arrivare al più presto a partire con questa sperimentazione. GM604, questo che voi vedete in diapositiva, sono degli stralci di un documento che è stato scritto dal gruppo di neurologi italiani che fanno parte della SIN, del gruppo che si occupano di malattie del motoneurone. Questo documento
è stato consegnato all'AISLA e verrà pubblicato sul sito dell'AISLA, quindi per intero sarà disponibile a brevissimo e tutti i pazienti potranno leggerlo. La storia del GM604 è piuttosto complicata. È stato fatto uno studio negli Stati Uniti, uno studio che riguardava 12 pazienti, che è durato un paio di settimane, alla fine della quale si è arrivato a un risultato di positività, nonostante il numero esiguo di pazienti e la veramente cortissima durata della sperimentazione. Ma questo ha scatenato un certo putiferio su cui la casa farmaceutica, la Genevon, ha anche agito abbastanza, perché, come vedete, il farmaco costa $94,000 all'anno. E, ahimè, una serie di pazienti, tramite i giudici e la magistratura, stanno cercando di ottenere questo. Noi concludiamo questo documento dicendo che ci auguriamo che il più presto venga fatta una sperimentazione, quindi chiarezza sull'utilità o meno di questo farmaco, e ci auguriamo che nel frattempo non si scateni una corsa verso qualche cosa che è veramente molto, molto prematura ancora. Ma si agisce anche sul muscolo, la malattia non è una malattia muscolare, ma è chiaro che il bersaglio finale comune è il muscolo, quindi anche a livello muscolare si cerca di agire per ottenere un miglioramento. Qualche anno fa i nostri colleghi francesi avevano identificato questo NOGO-A, che è una proteina che inibisce la crescita dei filamenti nervosi. Quindi si è visto anche che questa proteina era aumentata nei pazienti SRA rispetto alla popolazione normale. Ed è stato messo in atto una sperimentazione con un farmaco che è un anticorpo monoclonale, lo zanezumab, per cercare di bloccare questo NOGO-A. Lo studio è terminato e un mese fa, circa due mesi fa, hanno semplicemente detto che lo studio è negativo, non hanno ancora pubblicato i dati, quindi non si conosce realmente che cosa sia, se i dati sono definitivi o se c'è ancora qualche cosa su cui si possa lavorare. Sempre a livello muscolare c'è un altro farmaco che si sta valutando, che si chiama il tirasemtiv, che è un farmaco che attiva la troponina, che è una proteina muscolare, e che dovrebbe quindi in qualche modo rinforzare l'attività muscolare. Posso dire che è stato fatto un primo studio negli Stati Uniti che ha dato dei buoni risultati e che in questo momento si pensa di partire, la casa farmaceutica pensa di partire con un trial più ampio raggio che includerà anche l'Europa e l'Italia, alcuni centri italiani che potranno utilizzare questo tipo di molecola. La partenza è prevista probabilmente fra qualche mese. La dieta, non si trascura niente, quindi anche a livello di supplemento eventualmente. Questo è uno studio fatto sui topi dal nostro collega italiano che lavora a New York, Giulio Pasinetti, in cui si ha visto come una dieta ricca di trigliceridi a catena media avesse un effetto positivo nell'aumentare l'energia dei topi. Questo ha fatto sì che alcuni ricercatori, tra cui Hiroshi Mitsumoto a New York e Vincenzo Silani a Milano, abbiano deciso di valutare l'effetto in un piccolo numero di pazienti per vedere perlomeno la sicurezza dell'utilizzo di questa sostanza. Veniamo poi agli approcci in ambito genetico, questi credo che siano i più interessanti. Sono i più interessanti perché la tecnologia ha fatto degli avanzamenti strepitosi, quindi noi abbiamo la possibilità di introdurre addirittura a livello muscolare dei vettori virali che contengono sostanze DNA, quello che noi vogliamo, vettori virali che risalgono lungo l'assone della fibra nervosa e arrivano al motoneurone rilasciando quello che noi abbiamo inserito.
Altra possibilità ancora, anche questa direi sicuramente ancora più sfruttata, è quella la possibilità di introdurre direttamente a livello del liquor che circonda il nostro sistema nervoso centrale delle sostanze che possono in qualche modo modificare i meccanismi della malattia. E a questo proposito, due in particolare sono i meccanismi che vengono utilizzati, gli oligonucleotidi antisenso e l'RNA interferenza. Devo dire che probabilmente gli oligonucleotidi sono quelli un po' più sicuri in questo momento e quelli che vengono utilizzati già nella pratica clinica. Che cosa significa fare questo? Significa che normalmente, se questa è la malattia, noi con un farmaco tradizionale agiamo sulle proteine alterate che sono state create, mentre con questo meccanismo noi riusciamo addirittura a livello di RNA messaggero a bloccare la formazione della proteina anomala. Quindi sarebbe veramente un salto all'indietro a monte sui processi che causano la malattia. Non è fantascienza questa, è già stato fatto uno studio in fase 1 negli Stati Uniti che utilizza questi oligonucleotidi antisenso in pazienti che hanno una mutazione SOD1. È stato fatto uno studio di sicurezza che ha dato dei risultati positivi e in questo momento è in procinto di partire uno studio di efficacia di fase 2 che coinvolgerà anche centri europei e probabilmente anche un centro italiano. C'è poi il discorso delle cellule staminali, sempre più riconosciute come possibili fonti per ottenere la neuroprotezione. Noi sappiamo che le cellule staminali possiamo utilizzare le cellule progenitrici gliali, le staminali neurali. Non sappiamo ancora precisamente quali possono essere le più efficaci da usare. E poi ci sono le IPS, le Induced Pluripotent Stem Cell, su cui tornerò un po' dopo, di cui ha già parlato prima la collega. Perché? Ah, ecco perché. No, non gli piace neanche a lui. Come posso fare? Devo andare avanti. È il dito, allora. Scusate, il mio dito non funziona più bene. Ci sono alcuni problemi ancora con aperti per quanto riguarda l'utilizzo delle cellule staminali, perché siamo di fronte a una malattia che progredisce rapidamente, perché è una malattia che interessa tutto il sistema nervoso centrale. Non si conosce ancora bene quale sia la sede più efficace. Sicuramente si pensa che il midollo cervicale sia una regione critica. Poi quale via? Direttamente all'interno del tessuto cerebrale, ma facendo così a livello midollare saltiamo i motoneuroni corticali. Allora qualcuno ha pensato di iniettare l'intraparenchimale a livello midollare aggiungendo dei vettori virali che possono raggiungere la corteccia motoria, oppure la via endoarteriosa, endovenosa o intratecale. Ecco, devo dire che gli ultimissimi studi dicono che probabilmente la via endovenosa è una via altrettanto efficace. Questo ovviamente è molto più facilmente accessibile, potrebbe essere una scelta per il futuro. C'è poi un altro problema legato al monitoraggio. Noi non riusciamo a capire che cosa succede delle cellule che iniettiamo, non sappiamo se l'immunosoppressione che abbiamo dato ai pazienti è sufficiente, non sappiamo se in questo processo di neurodegenerazione che c'è in atto queste cellule sopravvivono o soccombano. Vediamo se sono più fortunato. Ok. Allora vediamo quali sono gli studi adesso in corso. Uno è uno studio che si svolge per ora a Novara e a Padova, che ha riguardato 18 pazienti. Uno studio di sicurezza che viene fatto in collaborazione con la Emory University, quindi uno studio internazionale, e in questo momento si sta valutando la possibilità di reclutare nuovi pazienti con un protocollo che è ancora da definire, e anche l'eventuale estensione ad altri centri italiani è ancora in fase di valutazione.
Altro studio che riguarda le cellule staminali è questo, che prevede l'iniezione di ciclofosfamide seguito da un autotrapianto di cellule staminali ematopoietiche. Questo studio è coordinato da Genova e dal NEMO di Milano. Finora sono stati reclutati 5 pazienti, come vedete 3 a Genova e 2 al NEMO. Dopo questa prima fase è stata data autorizzazione dall'Istituto Superiore di Sanità per trattare un altro gruppo di 14 pazienti, dopo il quale, se i risultati saranno ancora positivi, si seguirà con un altro gruppo di altri 14 pazienti. Altro studio ancora, che se volete riguarda in qualche modo le cellule staminali, è l'iniezione ripetuta di GCSF, che è una sostanza che libera le cellule staminali ematopoietiche. Questo protocollo prevede 4 cicli a intervalli di 3 mesi ed è frutto di uno studio pilota che è stato fatto alcuni anni fa, in cui avevamo visto come i pazienti che avevano terminato tutto il follow-up alla fine avevano una riduzione significativa della progressione. Questo però è uno studio in aperto, quindi adesso quello che si sta studiando, anzi che si è già studiato e che è già in atto, è un protocollo in doppio cieco controllato con placebo, che vedete a Torino come centro coordinatore e altri centri partecipanti, per una durata di circa un anno, che prevede l'inclusione di 90 pazienti. Attualmente lo studio è già in atto a Torino e presto seguiranno, dopo l'autorizzazione dei comitati etici, anche gli altri centri a seguire questo tipo di studio. Il titolo della mia relazione era Trials clinici e prospettive future. Devo dire che anche questo è un capitolo molto importante. Anche questi sono argomenti che sono già stati trattati in precedenza e quindi cercherò di essere breve per evitare l'ergastolo. 5 minuti, perfetto. L'epigenetica è una cosa che bisogna imparare a conoscere, perché è quella che in qualche modo fa convergere genetica e ambiente. Che cosa succede? Succede che non basta il DNA, perché il comportamento del nostro corpo, del nostro sistema nervoso, non è fisso e immutabile. In condizioni di stress ci sono dei meccanismi che vengono messi in atto dalle cellule per proteggersi da questa situazione. Questi meccanismi sono la metilazione del DNA, il rimodellamento degli istoni, l'editing dell'RNA e i microRNA, che è un'altra cosa di cui avete già sentito parlare. Perché sono importanti questi meccanismi? Perché sono identificabili e reversibili. Quindi questo è un campo in cui sicuramente in futuro avremo dei grossi passaggi. Cosa sono i microRNA? Se è già stato detto, sono queste brevi sequenze di nucleotidi che hanno una variazione perché modulano la produzione di proteine, quindi possono agire cercando di tamponare la produzione di proteine tossiche, possono favorire la produzione di fattori di crescita che aiutano la sopravvivenza cellulare, e noi sappiamo già che nei pazienti affetti da SLA ci sono alterazioni di questi microRNA che possono portare a favorire la degenerazione dei motoneuroni. Altro argomento di cui ha parlato prima Stefania Corti è quella delle iPS. Questa è veramente una tecnica rivoluzionaria, perché noi partiamo da cellule direttamente del paziente. Possono essere fibroblasti, ma anche banalmente le cellule epiteliali presenti nell'urina, quindi siamo di fronte a delle tecniche assolutamente non invasive. Si arriva con dei meccanismi di differenziazione o transdifferenziazione direttamente a produrre le cellule dei nostri pazienti. E che cosa possiamo fare a questo punto? Possiamo metterle in vitro, sottoporle a una serie di sostanze, a una serie di eventi stressanti, per capire qual è nel singolo paziente il meccanismo corretto per combattere la malattia. Per ora ci sono ancora un po' di problemi, ci sono problemi di eterogeneicità di queste cellule e c'è quest'altro problema non da poco, che produrle è molto costoso e ci vuole un sacco di tempo. Questo
per ora limita un po' le cose, ma l'evoluzione della tecnologia arriverà presto a risolvere anche questo tipo di problema. Altra diapositiva che è già stata mostrata oggi, ma che è importante, stiamo facendo dei progressi anche dal punto di vista dei modelli animali. Da questo lavoro, recentissimo, giugno di quest'anno, sembra di capire che forse avremo a disposizione anche un modello di topo C9ORF, quindi la possibilità di conoscere altri meccanismi che portano alla comparsa della malattia e quindi altri modi per poterla combattere. Le nanotecnologie, ecco, queste le nanoparticelle sono un'altra delle evoluzioni tecnologiche recenti, sono microparticelle che possono passare facilmente la barriera ematoencefalica. In queste microparticelle noi possiamo inserire sostanze, recettori che si legano alle cellule, possiamo inserire DNA, possiamo inserire strutture che in qualche modo vicariano un difetto presente in una cellula, quindi in qualche modo supplire al difetto che si viene a creare. A questo proposito, anche a questo proposito, c'è già uno studio in corso, in questo momento soltanto negli Stati Uniti, ma speriamo che possa essere allargato anche l'Italia, perché già Ettore Beghi e Letizia Mazzini avevano proposto uno studio con l'RNS60, che è appunto una nanoparticella. Si sta attualmente cercando i fondi per poter iniziare in Italia, anche qui in numerosi centri, questo tipo di studio. Degli ATP Binding Cassette Transporter ha parlato la Piera Pasinelli ieri mattina. Che cosa sono? Sono delle sostanze presenti nell'endotelio delle nostre arterie che permettono appunto il passaggio dal sangue al sistema nervoso centrale delle sostanze, quindi superando la barriera ematoencefalica. Questo è un altro argomento nuovissimo, proprio di questi ultimi mesi, in cui se noi impariamo a capire i meccanismi che stanno alla base di questi ABC trasportatori e possiamo in qualche modo modificare la loro funzione, potremmo anche ottenere, favorire il passaggio delle sostanze che noi vogliamo introdurre nel sistema nervoso centrale. Ultima diapositiva, riassumo un po' quello che ho detto fino adesso e ci tengo a farla vedere, perché da questo emerge come l'Italia non è proprio messa male. Di tutti gli studi che ci sono in corso attualmente, studio Canals, ne parlerà subito dopo di me il professor Comi, l'NP001 è negativo, ma probabilmente potremo fare un secondo studio anche in Italia, e vedete che tutti questi studi, con pochissime eccezioni, vengono portati avanti in Italia. Quindi un ringraziamento credo a tutti i ricercatori, a tutti i clinici che si stanno sforzando nella loro pratica quotidiana di conoscere e capire un po' di più di questa malattia. Grazie. Grazie Gabriele, sono sicura che molti pazienti vorrebbero fare domande e abbiamo pochissimo tempo, purtroppo. Una domanda. Stiamo lasciando troppo poco tempo e quindi nessuno osa. Direi che ci hai dato un quadro molto, molto chiaro. Forse possiamo. Premetto che ci sono 600 persone in streaming. Esatto, sì, infatti. Io stavo pensando a quello, sicuramente ci saranno 600 domande. Avranno una domanda ciascuno, quindi è impossibile. Provo a fare una domanda per tutti, anche se così per aiutare la comprensione. Sì. Vista la grossa esperienza che hai, tantissimi anni che ti occupi di queste cose, quindi una prospettiva la possiamo chiedere. No? L'impressione che si ha, però è la conferma che ti chiedo o la smentita ovviamente, è che questo sia un momento particolare nel quale forse
C'è davvero la speranza che qualcosa arrivi al letto del paziente in tempi ragionevolmente brevi? Sono troppo ottimista o no, secondo te? No, è quello che ho esordito così quando ho risposto di sì al paziente che mi chiedeva se c'erano speranze. E la prima diapositiva lo faceva vedere in maniera chiara. Le cose sono cambiate drammaticamente, l'evoluzione è quotidiana, se non quotidiana, settimanale. Riusciamo davvero a capire tantissimo e riusciamo a applicare delle cose che veramente 2 anni fa erano fantascienza. Cioè, gli oligonucleotidi era una cosa, era veramente fantascienza, le nanoparticelle, eccetera. Quindi io sono molto fiducioso. Poi aggiungevo anche al mio paziente che qualche volta le scoperte avvengono un po' casualmente, quindi quando arriverà il caso è difficile dirlo. Però il momento è sicuramente positivo e buono. È una cosa che vorrei dire ai presenti e ai 600 in streaming, è di essere fiduciosi di quello che i neurologi, i loro neurologi gli comunicano. Fidatevi più di loro che non di quello che trovate su internet, perché, o perlomeno cercate, navigate su internet e poi chiedete al vostro neurologo che cosa ne pensa di quello che avete letto, che è la cosa che succede a me quotidianamente, perché in qualche modo hanno bisogno di essere indirizzati e dobbiamo in qualche modo evitare che si spendano milioni di euro, come è successo in passato in altre vicende, buttati proprio via per progetti che non avevano nessun senso, insomma. Sì, concluderei anche che stiamo cercando di fare, perlomeno in Italia, un grande lavoro con relativamente poche risorse. Ecco, tant'è vero che ho ringraziato. A tanti di questi studi che vengono fatti assolutamente a risorse zero. Alla fine ho ringraziato i ricercatori, i clinici, perché un'altra cosa che è bene che tutti sappiano è che queste sperimentazioni in Italia vengono fatte assolutamente gratis da parte dei medici, in più rispetto al loro lavoro. Questa differenza, sono usciti 2 colleghi americani, di quanto succede negli Stati Uniti, dove non ci si muove senza che arrivi un finanziamento.